Questo te lo tieni tu. Salutiamo la spiaggia di Cartoe, bellissima. Madonna, mi sta scoppiando le orecchie, mi stanno scoppiando. Beccatela. Prossima destinazione, Villa Simius. Ragazzi, allora, io non ho tolto il DB Killer. No, io non l'ho fatta apposta, è che mi è saltato. Magic. E quindi il mio generosissimo amico si è offerto di prenderlo e ora stiamo cercando un posto dove rimetterlo, assolutamente. È il prossimo posto più vicino, è Villa Simius, che sarà distante almeno 200 km. Che buon odore di me. A chi non lascia un like o un corno. Eccoci qua. Occhio, c'è una pietra, occhio. Qua. Occhio, pietra in mezzo alla strada. Io mi guardo ogni tanto. Wow! No, secondo me siamo più di 1000 metri, zio. 1000 metri. Che figo, raga, che figo! Ari. Io ormai non sto neanche più guardando Google Maps, me ne frega niente, io vado dritto. Spero ci sia anche un occidentale sarda. 1 hour later. Pratica, ora siamo a Baunei. Ci siamo fermati solo un attimo, ma il panorama è tanta roba. Un appello ai sardi, per favore, mettete dei bidoni da spazzatore da qualche parte. Che caldo, raga, voglio andare a spiaggia. Bella, allora ci becchiamo a spiaggia. It's Friday then, it's Friday Sunday one, it's Friday then. Ciao pecore. Non so, sono nel mood giusto oggi. Arriviamo a Villa Fisimius. What? A Villa Fisimius. Poi ci fermiamo e decidiamo cosa fare, se andare in tenda di nuovo oppure andare in un campeggio. Tra l'altro pensavo di soffrire un po' di più la stanchezza con l'MT e invece quasi niente, ho un po' il piatto, però nel complesso pensavo veramente peggio. Hai la freccia accesa. Oh, il continente fa niente, noi contaminiamo, ci trovi nell'Atlante cercando Atlantide, il cuore d'Equatore, la testa d'Antartide. Benvenuti a Villa Simius. Dovremmo andare a Punta Molentis. Dobbiamo anche pensare un attimo dove parcheggiare la moto, dove accamparci e tutto il resto. Ora vediamo un attimo cosa ci attende a Punta Molentis. Promette molto bene in teoria. Molto bene. Promette molto bene in teoria. Orco 2. Minchia. Ma la faccia dell'off-road. Sì, direi che qua un bel campeggetto ci sta tutto. Ciao.
Per parcheggiare oppure per andarci proprio? Ma cosa dici? Omae wa mou shinde iru. Cioè, ma scusatemi, devo pagare per andare in un luogo pubblico. Questa è veramente una... Scusi, ma... Parcheggiamo tipo di là? È parcheggiato a circa un chilometro da qua. Sì? E... tipo, se vogliamo metterci la tenda? Vicino al parcheggio? No, assolutamente no. Ah. È vietato in tutto il territorio comunale il campeggio. Ah. Ok? Perfetto. No, oh, guardi, andiamo, spiaggia normale. Grazie comunque. Prego. 12 euro, fra. No, ma assolutamente, non si può parcheggiare su tutto il territorio. Ma te ne affanco. Un ragazzo della zona ci ha detto di andare in Lido Tamatete. Ma dove stiamo andando? Appunto. Mi fa incazzare la cosa che ora, cioè, facciano pagare la spiaggia e non ci sia neanche una doccia, capito? C'è un parcheggio che è un piazzale, non c'è la doccia, non ci sono i servizi e fai pagare 8 euro. C'è Savona, che non paghi un c***o, c'è la doccia. Ah, ragazzi, siamo nella merda. Questa serie sta diventando più una serie di sopravvivenza. Non sappiamo dove andare, dove mangiare, dove dormire, dove lavarci. Siamo solamente al secondo giorno di viaggio. Prima andiamo nella proprietà di uno. Off-road di nuovo? Senza pantaloncini, senza protezioni, senza niente. Off-road. Con due borse che pesano due quintali. Off-road. Ah, dove stai andando, fra? Dove mi stai portando? No, Ariele. No, Ariele. Sei uno... No. 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 No, God! Porca... Come facciamo a scendere dopo? Guarda qua, guarda qua. E il pezzo forte arriva qua. No, fra, no, no, fra, no, fra, no, fra. No, fra, no. No, fra. Come mi sto cacando addosso io. È andata come è andata, Hakuna Matata. Dio. Esce un pastore e ci spara ora. C'è scritto proprietà privata. Seguo il mio istinto e piscio nel frattempo.